Siamo in zona C10 qui a Rio Nero. Alcuni amici ci hanno telefonato chiedendoci di venire qui a dare un'occhiata e noi ci siamo venuti a dare un'occhiata. Quella che vedete alle mie spalle sono le varie abitazioni della C10. Praticamente qui ci saranno all'incirca 200 nuclei familiari. Questa, sappiamo tutti, la penuria di territorio di Rio Nero è l'unica zona nella quale Rio Nero può espandersi. Di conseguenza sono state costruite qui delle abitazioni. Ovviamente, come spesso accade a Rio Nero, non voglio dire sempre, ma spesso, la logica è qualcosa di trascendentale, perché quando si costruiscono delle case, prima di tutto si pensa alle infrastrutture che servano a collegare quella zona sia alle varie reti, ma soprattutto alla rete stradale. Qui invece che succede? Praticamente per arrivare alla C10, 200 famiglie avevano tre strade di accesso, una regolare, due irregolari. Ma tutto sommato, grazie alle due strade irregolari, gli abitanti della C10 potevano arrivare e andare via, a volte usufruendo anche di due strade. Vedi un po' tu che razza di fortuna avevano qui. Ma che succede da qualche tempo? Come vi avevamo accennato in un passato servizio, la giunta di Toro, che amava tanto le rotonde, tant'è che ce n'è una che l'ha fatta più volte, facendola progettare ad un architetto che non poteva per legge progettarla, insomma, sono storie vecchie, ha deciso di fare un'altra rotonda, sì, perché con i tanti problemi di Rio Nero, di asfalto, di rete di illuminazione che non funziona, quello che è importante è fare una rotonda, quindi più di 200.000 euro impiegati per una rotonda. Va bene, è stato deciso e la si fa. Ma che succede? I lavori qui alla rotonda che vedete nelle immagini, almeno il tratto sul quale dovrà sorgere la rotonda, dovevano iniziare il 17 gennaio. Siamo quasi al 17 febbraio. L'inizio in che è consistito? Nella chiusura di una delle strade che consentiva di defluire dalla zona C10. E hanno chiuso anche l'altra, quella che porta verso il fosso della signora, chiamato così, è chiusa pure quella per lavori. Praticamente le 200 famiglie della C10 possono entrare ed uscire solo da via Alborella Vulturina. E anche qui è il bello, perché quella strada che consente al massimo l'affiancamento di una macchina che entra e una che esce, normalmente è occupata da macchine parcheggiate, nonostante ci sia un divieto di parcheggio. E non solo. Adesso che sono iniziati i lavori del famoso 110% per il riadattamento delle abitazioni, che succede? Arrivano gli operai la mattina, vanno via verso le 4 del pomeriggio e dalla mattina alle 16 di pomeriggio mettono i loro mezzi, anche i loro camion. Praticamente, se arriva un pullman per portare chi non viene in macchina, il pullman ha difficoltà d'ingresso. Se due macchine si incontrano insieme, una per uscire e una per entrare, con le macchine parcheggiate da un lato e dall'altra sul marciapiede, le macchine non possono né entrare né uscire. Ora scusatemi, è ovvio, io devo specificarlo, io non me la prendo con l'attuale giunta in carica, assolutamente, è appena arrivata, ma un dato di fatto è inconfutabile. Questa C10 si discute da anni di come includerla a Rio Nero, di come non farla sentire un quartiere ghetto, un quartiere dormitorio. Ma questo è diventato un quartiere dormitorio, non c'è nulla, aveva tre strade, ce n'è una sola. E quell'unica strada che c'è praticamente è terra di nessuno. Ora, la polizia locale forse potrebbe controllare più spesso, forse potrebbero interdire in modo più efficace almeno il parcheggio lì, perché lì c'è anche un'attività commerciale. La quale attività commerciale? Un bar pizzeria, avendo macchine parcheggiate dalla mattina alla sera, non ha nemmeno la possibilità, non dico di far parcheggiare perché non dovrebbero le macchine lì, ma almeno di far passare le macchine che vogliono recarsi in quell'attività commerciale. Eppure, come vedete, spazio qui ce n'è a sufficienza per parcheggiare. Ma no, non va bene. La polizia locale, d'altro canto, e ha ragione, ne parleremo più dettagliatamente in seguito,
si è sentita dire dall'ex sindaco di Toro che la polizia locale non era una priorità di quell'amministrazione. Adesso c'è un'amministrazione nuova che però ha rinviato al 2023 qualsiasi tipo di assunzione che eventualmente da fare, quindi è sotto organico. Sia come sia, il cittadino che abita qui di tutti questi sofismi non vuole sentir parlare. Vorrebbe veder risolvere i loro problemi. E almeno uno risolviamoglielo. Facciamoli entrare e uscire con la macchina. Perché soprattutto quando piove e quando c'è vento, e qui vento ce n'è tanto, andare a piedi non è che sia tanto consigliabile. Ma possibile che Rio Nero non debba mai avere niente a norma, nemmeno a fronte di 200 famiglie che abitano qui? Nemmeno questo basta far prendere qualche provvedimento? Io non lo so, ma francamente questa non è più storia, non è più attualità. Questo è vero e proprio cabaret. E un cabaret a un comune non fa bene. In questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Siamo sempre in zona C10, perché qui, oltre al problema della viabilità preclusa, vi sono anche altri problemi. Questa selva che vedete altro non è che quella che in progetto avrebbe dovuto essere, almeno quando i cittadini hanno acquistato le case, questa doveva essere una strada che avrebbe dovuto congiungersi verso la zona piano regolatore da qui con l'esproprio di questa terra. Invece no, non solo non è stata espropriata la terra, ma come vedete viene lasciata allo stato brado. E qui capita spesso d'estate di avere degli ospiti a casa che non sono commensali invitati, no, sono dei serpenti, dei topi, altri animali. Perché d'altronde, ecco, questa che è la zona che doveva essere inclusa, come vi dicevo, viene lasciata così, come vedete. Quindi chi ci abita non ha nemmeno diritto al minimo di igiene. Ora, dico, almeno provvedere alla pulizia di questa campagna, almeno a togliere un po' di erbacce, di sterpaglie varie, provvedere a ripulirla un po', questo almeno si potrebbe fare. Anche perché, cosa che avevo dimenticato di dirvi mentre ne parlavo prima del lavoro della rotonda, cioè se è vero quello che è scritto nel cartello che vi facciamo vedere dei lavori, io mi preoccuperei seriamente, perché al di là del mese di ritardo hanno cantierizzato, cioè hanno chiuso la strada, sia quella verso la rotonda sia questa verso il fosso della signora, hanno chiuso tutte e due le strade insieme. E un quesito pure mi viene, mi faceva fatto notare da un abitante di queste case: ma se lì dove c'è il bar su via Arborella Vulturina si dovesse rompere una fogna e devono scavare l'asfalto, scusatemi, ma gli abitanti di qua da dove escono? E come vedete dal cartello dei lavori della rotonda è ancora più io mi auguro che sia soltanto una formalità, perché leggere lì su che la presenza prevista degli operai sul cantiere è una presenza di 3 persone, e beh, abitanti della C10, e io la vedo lunga per voi, che cosa volete che vi dica? La mia solidarietà è in bocca al lupo. Là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?